Amara sconfitta per l'Amel Scuola Basket Arezzo, che perde gara 4 al Palasport Estra sbattendo contro la Solidità di Prato e contro la Sfortuna, che ha privato gli Amaranto del miglior realizzatore Fornara già nel secondo quarto. Prima parte di gara a ritmi molto elevati con l'Amel, che non riesce però a ripartire dalla difesa con cui aveva chiuso gara 3. Gli ospiti mettono la freccia poco dopo il primo mini intervallo, poi una tripla allo scadere di Fornara permette all'Amel di chiudere sul meno 2 il primo parziale. La partita scorre in equilibrio con Salvadori che ricuce i tentativi di allungo a Retini. Dopo l'uscita per infortunio di Fornara, Arezzo ha un comprensibile momento di difficoltà. Poi Vaselovinovic firma il canestro del 42-41, con cui le due squadre vanno all'intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi, miglior momento dell'Amen, che riesce ad avere la forza di piazzare un break di 10-0. La Sibe reagisce partendo da una tripla di Danesi. Poi sono Salvadori e Mascagna a salire in cattedra con i canestri da tre punti che colpiscono la difesa aretina, 59-62 a fine terzo quarto. La zona ordinata da coach Pinelli toglie i riferimenti offensivi alla SBA, che perde lucidità necessaria per aumentare la propria pericolosità offensiva. La Sibe invece cerca Salvadori vicino a canestro, che ripaga la fiducia segnando con continuità. Con il passare dei minuti poi l'Arezzo smarrisce la via del canestro, così Pacini mette dentro 5 punti che portano la formazione ospite oltre la doppia cifra di vantaggio, 67-79 al 37esimo. Vaselovinovic segna una tripla, ma è troppo tardi per impensierire Prato, che gestisce gli ultimi palloni portandosi a casa una vittoria per 81-73 che allunga la serie ad una gara 5 che si giocherà domenica prossima alle 18 alla palestra Toscanini di Prato. Nella nota negativa della sconfitta ce n'è però una estremamente positiva, quella del numerosissimo pubblico che ha riempito il Palasport Estra sostenendo l'Amen sin dai primi canestri. Prato si sa che è un campo difficile, però ci abbiamo vinto due volte. Vediamo se Prato è così brava da chiuderla, dai, andiamo là, non abbiamo più niente da perdere, siamo spalle al muro come loro, del resto è gara 5, siamo stati già bravi a arrivare a gara 5 con loro, quindi vedremo cosa si può fare. Si può dire che il sogno momentaneo della Serie B è temporaneamente rimandato? Il sogno c'è da quando è iniziato il playoff, però ti ripeto, non è mai facile quando giochi con squadre così esperte che hanno giocatori, hanno fatto la Serie B, non è facile vincere. Parole. Bravissimi, ma anche oggi siamo stati molto bravi, non è che ci è mancato anche Federico, e per noi è il nostro miglior giocatore, il miglior realizzatore, siamo rimasti in partita fino alla fine, quindi vabbè, ci proveremo. Non solo Federico, insomma, il vostro miglior giocatore, ma anche si può dire il beniamino del pubblico, anche dato anche l'importanza che ha avuto soprattutto nelle altre gare precedenti, soprattutto con Luca, lo ricordiamo. No, certo, per noi è il nostro terminale offensivo numero uno, quindi di sicuro, però troveremo altre soluzioni, dobbiamo trovare altre soluzioni, se lui non ce la fa, andremo a Prato con la faccia giusta.